peperone crusco. Esatto, guarda che meraviglia. Oggi, guardate, ne avevamo parlato, vi ricordi? Ne avevamo parlato con Francesca Barra, aveva detto nella mia terra, la Basilicata, c'è il pane con i peperoni cruschi. Noi non l'avevamo ancora fatto e oggi lo facciamo. Questi sono i peperoni cruschi, per intenderci. Esatto. Quelli che vengono fritti e poi si mangiano così. Bravissima, no? Un peperone che ha proprio la particolarità, viene, diciamo, dolce, più famoso, cioè, quello è di Senise, vicino a Matera, che è questa città dove c'è questa IGP, che è questo peperone meraviglioso, e vengono fritti diventando croccantissimi, sono molto molto dolci e oggi li mettiamo nel pane. Che meraviglia. Penso che sia una cosa bellissima per, diciamo, far unire, diciamo, i due mondi, no? La panificazione con l'agricoltura, che poi si parla sempre dello stesso mondo. Partiamo dal pane, che lo facciamo con 500 grammi di farina tipo zero, quindi un pane abbastanza semplice e anche veloce da fare. Utilizziamo il nostro lievito madre. Ricordiamo sempre che il lievito madre, prima di utilizzarlo, va rinfrescato. Quindi noi prendiamo il nostro lievito madre che abbiamo a casa o che magari andiamo a prendere da un fornaio, perché oggi veramente è un prodotto, un ingrediente molto più facile da trovare rispetto a un po' di anni fa. Forse anche un po' grazie a noi, no, Antonella? Certo. Che abbiamo, insieme a tanti, abbiamo cercato di sensibilizzare le persone al lievito madre. L'unica cosa è importante, prima di utilizzarlo, andargli ad aggiungere la stessa quantità di acqua e di farina e farlo raddoppiare di volume. A questo punto poi lo possiamo mettere direttamente, come sto facendo adesso, all'interno della farina. Quindi 150 grammi di lievito madre. Se non avessimo lievito madre, in questo caso possiamo comunque mettere 7 grammi di lievito fresco di birra. Acqua sono 300 grammi, la vado a mettere quasi tutta. Io in questo caso, perché è proprio una questione semplicemente gastronomica, non tecnica, vado a mettere un po' di miele da cacia, perché penso che con il peperone crusco nel pane ci stia molto molto bene. Quindi se non abbiamo il miele, naturalmente non succede niente, ma il miele a casa ce l'abbiamo. È un consiglio per dare, secondo me, un buon abbinamento insieme al peperone crusco. Vado a mischiare bene, appunto, il lievito, il miele in questo caso, con la farina, andando ad aggiungere piano piano l'acqua, e arrivo fino a quando ho un impasto che ha preso una bella consistenza, fino a quando non abbiamo più farina libera all'interno della nostra ciotola. 10 minuti circa di impasto con il cucchiaio. Passato questo tempo, mettiamo il sale, che sono 10 grammi, vado con l'acqua, lascio il cucchiaio, inizio con le mani e impasto fino a quando il mio impasto sarà bello liscio. Passato questo tempo poi avremo olio e peperone che aggiungeremo dopo. Okay. Ma adesso ci fermiamo qua. Ci fermiamo qui, va bene. Allora, Anto, io di solito vengo qui e mangi. No, vengo qui per salutarti e poi mangio. Oggi sono proprio venuto per mangiare, cioè sono arrivato direttamente con la fame. Senti, tanto che lui guarda, lui vede come fa il pane, perché fa il pane col peperone crusco, no? Esatto. E quindi sei arrivato a questo punto. Sono arrivato all'impasto bianco. Esatto, abbiamo messo un impasto molto semplice: 500 grammi di farina tipo zero, abbiamo usato 150 grammi di lievito madre, 300 grammi d'acqua, 15 grammi di miele, in questo caso da cacia, il sale. 10 grammi, e ora siamo arrivati al momento in cui aggiungiamo olio, guarda, nella ciotola. Tu il pane non lo fai. No, però vedo la Ludo è brava, però sta attenta, anche cucina bene. No, cucina bene, cucina molto bene. Cucina le cose light, poi lei. Lei cucina le cose light, vi do un piccolo backstage di casa nostra. Perché a me piace cucinare. Molto spesso sono io che cucino. Quando mi vede cucinare, lei arriva, mi prende il mestolo di mano, mi dice scusami, mette la sua mano, si fa una foto, così tu pensi che sia stata lei. E invece sei tu. E invece ero io il cuoco. Senti, dai, raccontami un po' di questo programma. Io sono curiosa. Allora, che cosa vedo io stasera? Cosa vediamo? È un people show. È un people show. Allora, intanto vedrai una location bellissima, perché lo giriamo al Teatro Franco Parenti di Milano, con i bagni misteriosi fuori, c'è una piscina illuminata stupenda. Cioè, te col teatro ormai è basta. È da lì che mi sono un po' intrippato. È un programma in cui il vero protagonista è il pubblico. Abbiamo grandissimi ospiti che però vengono a fare da spalla al nostro pubblico. Fammi in un esempio, dai. Allora, uno spoiler. Quando il pubblico si è prenotato per venire a vedere il programma, noi gli abbiamo fatto delle domande tipo: cosa ti piace, cosa non ti piace, cosa ti spaventa, di cosa hai paura. Il pubblico ci ha risposto senza sapere che avremmo usato queste cose contro di loro. Per esempio, questa sera c'è un ragazzo che non sa nuotare. Lui non ne ha idea, pensava di venire a vedere un programma televisivo e stare tranquillo.
c'è la piscina e abbiamo Federica Pellegrini che vi insegnerà a nuotare per la prima volta nella vita. Quindi, che insegna. Sì, gli ospiti vengono e si prestano ad aiutare il nostro pubblico. Ma questo pubblico è molto giusto, perché l'ospite, se no, cosa viene a fare? Cioè, nel senso, vabbè, canta e l'abbiamo visto tante volte. Invece, questa è un'idea. Poi, di interviste, ecco, sono 10 anni che faccio interviste. In questo programma non ci sono interviste, c'è show, c'è divertimento. Beh, gioco. Ma bello questa cosa, no? Perché secondo me tu ti diverti nelle prove, ti sei divertito pazzo, come io un pazzo. Io come un pazzo, come un pazzo. Vedi? Ma però mangio, devi mangiare, perché poi stasera ti devi tenere su, capito? Io mi sono divertito come un pazzo. Ti sei divertito, e quindi niente sulle tue solite interviste, perché quelle le fai con il tuo quelle programma, poi torneremo più avanti. Però, insomma, Federica Pellegrini fa questa cosa. Ma chi c'è? Dai, dimmi qualcos'altro, un'altra cosa. Abbiamo fatto una partita di calcio. Io, Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola, noi quattro. No, vabbè. Contro 100 bambini di 8 anni contemporaneamente in campo. 4 contro 100. Mamma mia. Ho rischiato di morire, ve lo giuro. Ci sono le immagini, sono traumatizzanti quelle immagini. Ho rischiato di morire, quindi facciamo anche quello. Abbiamo Valerio Mastandrea per vedere un po' come la gente reagisce quando incontra un personaggio famoso per strada. Lo abbiamo lasciato in un benzinaio a caso di Milano e il suo compito era riuscire a trovare un passaggio per tornare verso il nostro teatro. Vedremo e se ce l'ha fatta. Vedremo se ce l'ha fatta sfruttando la sua popolarità. Tananai, The Colors, che cantano. Beh, un po' di musica ci sta, ci sta, perché se facciamo un grande show ci sta. Dai, ma io ti vedo bene, cioè, quando tu mi racconti questo programma, poi io ti conosco. Sì? Cioè, mi sembra che sia proprio giusto per te, cioè l'hai vestito. L'abbiamo creato da zero, quindi insomma abbiamo pensato un po' come tutto. Piace a te, dai, quelle cose un po' sporche, cioè un po' incasinate, un po' dove accadono delle cose, no? Ne parlavo questa mattina in radio, stavo dicendo, erano anni che non ero così felice del risultato di qualcosa che avevamo fatto. Sono contenta. Cioè, perché quello che mi piace di Allora, io vado da lui, ad esempio, ogni tanto mi butta sul carretto del golf. Cioè, quello che è bello, mi piace vedere delle cose che non mi aspetto, capito? Bene. La vostra soddisfazione è il nostro miglior guadagno. È vero, perché se non ci si diverte, se non ci divertiamo noi, anche a casa non si sente quello. Guarda qui, vedi, abbiamo messo il peperone crusco, 50 grammi all'interno dell'impasto, quindi già sbriciolato, e poi lo facciamo lievitare per circa un'oretta. Naturalmente impastandolo rilascia il colore. Prende il colore così. Meraviglioso, è proprio il peperone crusco che rilascia. Si può assaggiare? Quello è ancora da friggere, Ale, però è un pezzettino, è ancora un po' morbido. Cosa vuoi assaggiare? Cosa ti posso assaggiare? Mangi tutto, perché poi... Fatto questo, che cosa facciamo? Cestino, dove ho già messo la farina, andiamo a crearci la pagnotta, quindi vado a piegare su se stesso. Fa un caldo. La pagnotta. Vedi qua l'importante è il cestino che sia bello infarinato. Che musica epica. Esatto. Lo mettiamo qui e deve lievitare fino al raddoppio. Lo vediamo al volume. Secondo me ci vogliono un paio d'ore. Dipende anche in questo caso dal nostro lievito madre quanto è in forza. E poi è pronto per essere infornato. E poi è pronto per essere infornato, perché lo mettiamo... Prima lo mettiamo sulla teglia e poi gli diamo un taglio, che è quello poi che servirà non tanto come parte estetica, ma soprattutto anche come parte tecnica. Non è che cambia. Stato interista quando soffrivamo, se non lo sono adesso che vinciamo. Lo so, infatti, prima migliore. Parlavi di calcio, quindi... Il momento migliore. È il momento migliore. Ho fatto questo taglio e adesso andiamo in forno a 200 gradi per un'oretta. Teniamo il pane. Adesso vediamo come viene il nostro pane. E vedi, qui c'è sempre il companatico, perché cosa devi fare qua? Adesso me lo faccio soffrire, bisogna sempre soffrire. Ti ho lasciato un pezzo di peperone. Hai fatto bene. Guarda. Metto qua. Lo tagliamo. Ma non fa caldo, sono io con gli scaldoni, vedi, madonna, che brutto invecchiare. Io ho fatto la corsa in motorino, stavo gelando. Quindi adesso io mi sto acclimatando. Ma com'è fuori? Perché tu vieni dalla radio e sei venuto qua in motorino, ho detto, ma chissà, quando arriva Ale? Boh, non lo so. Adesso quando arriva. Stamattina sono partito col sole, ma adesso sta iniziando un po' a cambiare. Adesso ve lo faccio assaggiare.